sta aspettando al varco. Beh, Chris, allora dove andiamo oggi? Andiamo a Rimini Comics, forse che è tenuta. Vediamo se si vede la mia tenuta molto sportiveggiante. Poi ho il costume nello zaino. Bene, facciamo una piccola colazione e andiamo. Cristo facendo un video degli amici di interesse. Eccoci qua ragazzi, inizia il vlog dello Shibuya Caffè. Follia, c'è un traffico della Madonna, ci metteremo 2 ore e mezza ad arrivare a Rimini, che di solito ce ne vuole 1 e mezza. Comunque il vlog è cominciato prima dal video dove non dicevi niente e io ti filmavo. Esatto, ma il vero vlog inizia adesso, cioè con fila su fila stiamo facendo proprio la strada che Google ti consiglia dopo averti consigliato altre 8 strade, ma sono tutte bloccate, quindi piano piano arriveremo a Rimini. Ci ha cambiato strada 2 o 3 volte. Meno male che partiamo da Bologna e non da più lontano. Dovevamo fare una notte lì, se no. E poi ci sarà un'altra vicenda che vedrete dopo, cioè il parcheggio, perché hanno cancellato tutti i parcheggi a Rimini, non si può più parcheggiare, non ho capito perché. Esatto, viva la notte rosa. Piccolo aggiornamento. Non ne posso più. Mancano 20 km all'uscita di Rimini Sud e noi siamo ancora in autostrada. Cioè, dice mezz'ora ancora, ma è tipo 3/4 d'ora che ci vuole ancora mezz'ora. Però adesso è scorrevole, bene o male, siamo partiti intorno alle 9.10, sono le 11.10, quindi siamo in macchina da 2 ore più o meno. E Luca è stufo, stufo! Bravo Luca, riposati. No, riposati, sto guidando. Ragazzi, siamo arrivati, abbiamo allora, parcheggiato. Allora, abbiamo più o meno parcheggiato, non vi facciamo vedere dove abbiamo parcheggiato perché non è proprio legalissimo, però va bene così. E adesso 14 minuti a piedi, andiamo verso il mare, zona fiera, stiamo un po' in spiaggia e poi andiamo alle bancarelle alle 4 quando apre. Si parte. Vuoi una piada per caso? Dio buono! Ah, ce n'è della gente e c'è anche un caldo allucinante, però la location è super figa. Allora ragazzi, siamo in acqua in attesa che aprano i cancelli del Rimini Comics perché è troppo caldo stare anche solo sotto un albero ad aspettare che aprano i cancelli alle ore 4, quindi siamo venuti un po' in acqua. Ci siamo piegati ai prezzi degli ombrelloni e siamo venuti in acqua a farci un bagnetto e niente, dopo vi facciamo il vero vlog della fiera, adesso è il vlog di Luca e Chris. Perfetto. Bene ragazzi, ci stiamo dirigendo verso la fiera. Dopo le nostre scorribande al mare, alle 4 è aperta la fiera, adesso è venuto un po' più fresco, sono le 5 e mezza, andiamo verso e vi facciamo vedere tutto quello che c'è. A dopo.
Cosa avrà vinto Luca? Cosa avrà vinto Luca? No, la caramella. No, la caramella. Oh, un po' di tre. È un fenomeno. Guarda, stanno là con prese quelle dei raccoglitori. Quanto caldo fa, Luca? Troppissimo. Allora, ci stiamo allontanando dalla bolgia perché comunque è impegnativa parecchio. Una fiera così fatta in luglio con 30 e passa gradi percepiti molti di più. E andiamo a cercare un posto dove mangiare una roba. Io ne approfitto intanto per sistemarmi i capelli mentre Chris fa il video. Bravo, leva i ciuffini. Eccoci qua ragazzi, dopo un viaggio andato in scioltezza, il ritorno è stato
normale. Al contrario dell'andata, io per l'ennesima volta quest'oggi durante il video mi sistemerò i capelli, perché è l'unico momento che me li vedo e quindi io me li aggiusto. Il Rimini Comic si è andato, ci siamo divertiti, è stato bello, anche se è stato veramente molto 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 caldo. Sì, è molto impegnativo, peccato che aprano la fiera alle 4 di pomeriggio, ma non possono fare altrimenti, perché sì, a mezzogiorno, già, ad esempio... Già alle 4 era presto, si è iniziato a sopravvivere dalle 5 e mezza in poi, perché abbassandosi il sole si creava un po' di zone d'ombra, sennò era tosta un bel po'. Sì, è troppo caldo, poi insomma... Ti irrita, perché no, passi vicino alla gente, tutto sudata, poi la gente è mezza nuda perché siamo proprio di fronte al mare, quindi vengono su in costume, insomma è una situazione un po' fastidiosa. Infatti il bello viene dal pomeriggio, tardi sera, infatti fanno molti eventi anche la sera, il concerto di Giorgio Vanni iniziava alle 22 mi pare, e il palco, ci sono tanti eventi, tante cose. Sarebbe tipo da andarci, viversi una giornata di mare, farsi tutta la fiera con tutti gli eventi fino a sera, dormire lì e poi andare via il giorno dopo. In giornata un po' perde, forse un po' perde. Allora, situazione bancarelle ce n'erano, ma erano molto spoglie, c'erano pochi manga, poche figure in confronto a tante altre fiere. Forse questa è una fiera che va di più, forse per gli eventi, per i concerti, per quelle cose lì. Allora, c'erano cose anche variegate, ho visto tipo dei vestiti o delle altre cosine, però è una fiera all'aperto, non è una fiera nei padiglioni della fiera, quindi sono meno bancarelle proprio numericamente. Ho trovato più, come posso dire, più fastidiosa la mancanza di manga al Nerd Show di Bologna, che qua, al Rimini Comics, perché qua è una festa all'aperto, eventi appunto, cioè più incentrata su tutto l'ambiente. Invece al Narso di Bologna effettivamente mancava di manga e pesava un bel po'. Qua di ufficiali, a parte un po' di bancarelle così, c'era Super Gulp, c'era Shockdom, bravo, Flashbook mi sa, e poco altro. No, c'era... Sì, insomma, cose, realtà piccole, diciamo. Sì. C'era Manga Senpai. Ecco, Manga Senpai, bravo. Realtà piccole che comunque, insomma, alla fine è una fiera bella che forse te la puoi vivere meglio se ti fai tipo una vacanza al mare di una settimana, becchi la settimana in cui c'è la fiera del Rimini Comics, quindi stai al mare di giorno e magari in tarda serata, tardo pomeriggio vai a fare un giro in fiera. Però da venire, stare qui un giorno basta e avanza, perché comunque... Sì, perché poi apre tardi, quindi è così. Secondo me una buona cosa poteva anche essere farsi il venerdì, venivi venerdì pomeriggio, che la sera di venerdì c'erano vari eventi, concerti e robe, dormivi lì, ti facevi il sabato al mare tranquillo, ti guardavi un altro po' di bancarelle e poi venivi via. Quello ci poteva stare. Comunque sì, va giostrata un po' sapendo che il caldo è un elemento grosso. Bene, grazie di averci seguito. Se vi siete persi dei pezzi, andate a vedere su Instagram la storia in evidenza con tutte le cose più carine che abbiamo trovato quest'oggi a Rimini Comics, e trovate tutte le storie se non volete guardarvi tutto il video, ma tanto se siete arrivati fin qua ve lo siete guardati. Bene, un saluto da Chris, da Luca, un ciao dallo Shibuya Cafè, rimanete sintonizzati perché continueranno ad uscire tanti video. Ciao.